Salve amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi assembleremo una nuova macchina che è molto diversa rispetto a quelli BM Fake PC che abbiamo assemblato l'ultima volta, e in questo caso non c'è niente di fake diciamo rispetto all'altra volta, e vediamo un attimo in che cosa consisterà questa nuova macchina. Allora, innanzitutto abbiamo un case che ho recuperato su eBay, abbastanza ingiallito. Ero sul chi va là, se utilizzare questo oppure se utilizzarne un altro e poi dedicarmi un attimo al retro brighting per questo qui, ma poi ho detto va bene, quando sarà il momento lo smonterò. Una serie di schede PCI, in particolare una Creative Sound Blaster, vecchio modello PCI mi sembra 120, una scheda di rete Ethernet RJ45 della D-Link, e poi abbiamo una scheda video della Silicon Integrated Systems 6202, se non sbaglio. Questo l'ho scoperto dopo, perché diciamo è vero che è stampigliato sul chip, ma pensavo che si chiamasse diversamente, infatti ho avuto un attimo di problemi a trovare i driver. Abbiamo poi due moduli di tipo SIM da 8 MB che ho preso in mezzo ad uno stock su eBay, un processore Pentium di prima generazione da 133 MHz, wow! E non poteva mancare all'appello un hard disk IDE da ben 10 GB. Guardate che all'epoca erano tanti. E tra l'altro della Samsung. Vi dimostro anche questa fantastica IOShield in condizioni, diciamo, tra il discreto e il pessimo. Ma è stata l'unica che sono riuscito a recuperare compatibile con la scheda madre. Unità floppy di marca a me ignota e un lettore CD della Litheon, non so come si dice, che è perfetto ovviamente per questa configurazione. Ma veniamo alla regina di questo computer, la scheda madre MSI-MS5158, socket 7, con ben 4 slot PCI e 4 slot ISA. Ma la cosa più fantastica di tutte è che monta una batteria a tampone CR2032. Per le schede madri di questo tipo, all'epoca vi era il chip saldato, il chip della Dallas. Infatti tutte le schede madri che trovate di quel tipo hanno la batteria scarica dentro e dovete dissaldare e risaldare il chip, invece qui no! Ma veniamo subito all'assemblaggio. Come avete capito, a me piace montare prima la CPU e poi montare la scheda madre dentro al case, anche perché per questo case ha molto più senso fare così, e lo vedremo dopo. Allora, prima di installare una CPU su una scheda madre socket 7, dovete avere ben chiaro in mente il fatto che bisogna settare i jumper, sì, perché il voltaggio del processore e la frequenza base del bus va settata tramite jumper, non viene rilevata automaticamente dalla scheda madre. Per trovare la configurazione giusta sono andato sul web, ho messo il nome della scheda madre e ho trovato praticamente la configurazione perfetta per questo Pentium 133. Non ho fatto nient'altro che riprodurre lo schema che stava sopra il manuale direttamente sulla scheda madre, spostando i jumpers. I jumpers in realtà servono solo per fissare il voltaggio del processore, del core in particolare, mentre per quel che riguarda i dip switch che vedete sempre nella grafica in sovraimpressione, servono invece per settare la frequenza del bus, che nel mio caso mi pare fosse 66 MHz. E dopo aver sprecato un po' di buona pasta termica della Noctua su questo processore, che secondo me non serve a niente, ma ce l'ho messa tanto per fare bello su YouTube, montiamo questo dissipatore da ridere, perché fa ridere per quanto è piccolo. Io non so che cosa deve raffreddare fondamentalmente, però
è detto che almeno nelle specifiche di questo processore cooling system is required, quindi ce l'ho messo, ma penso che non serve praticamente a nulla. Tra l'altro, la ventola si collega direttamente su un connettore Molex dell'alimentatore, ciò significa che andrà a velocità massima sempre, ma non credo farà molto rumore, dato che comunque si tratta di una ventola piccolina. Montiamo i due moduli RAM da 8 MB formato SIM. Questa scheda madre supporta anche le PC133, ma ci avevo ste SIM, le dovevo usare in qualche modo. E via con il case. Adesso sfatiamo il mito di perché conviene sempre montare prima la CPU sulla scheda madre. Bene, questo case fa schifo dal punto di vista estetico, perché ha i suoi segni del tempo, ma è completamente funzionale. Smontiamo i due pannelli e vediamo un attimo che cosa c'è dentro. Bene, cioè male, a parte la ruggine, questo case ha la particolarità di essere uno di quei case con la parte smontabile, cioè vale a dire con la lastra smontabile, non so come si dice, per montare prima la scheda madre e poi agganciarla nuovamente sul case. Infatti qua vedete che sto smontando sta parte. Adesso buttiamo via il resto del case e avvitiamo sta scheda madre. Fatemi montare un attimo l'Io Shield prima che mi dimentico, come al solito. Sta Io Shield che quanto è brutta, mamma mia. Più lo giro questo case, più esce ruggine. Speriamo che non mi ci si arrugginisce anche una mano dentro. L'antitetanica ho fatto il richiamo l'altro giorno. A parte gli scherzi e il tono di voce un po' così scialla, ho acquistato anche delle viti per fare appunto questi servizi di assemblaggio e disassemblaggio di computer, perché purtroppo le viti che avevo a disposizione erano quasi finite. Le ho acquistate su Amazon, è una buona dotazione, 17-18 euro mi pare che le ho pagate. Adesso procediamo con montare le varie unità. Prima floppy, poi hard disk e poi CD-ROM. Mi anticipo che poi arriva un secondo lettore CD-ROM. Ne approfittiamo anche per collegare i vari drives con i cavi IDE alla scheda madre. E visto che ci troviamo, montiamo pure le schede, perché tanto stiamo qua a perdere il tempo. E poi viene il momento in cui, in qualsiasi tipo di assemblaggio, che sia di computer moderni o che sia di computer old style, vintage, comunque un poco, qualche santino, qualche numero del calendario quando si devono montare i LED. E come disse qualcuno, è niente. Abbiamo praticamente montato tutto e adesso quello che cerco di fare è di togliere quello spazio vuoto tra l'unità CD e il case. E quindi sono andato a recuperare una placchetta di plastica, una shield di plastica da mettere per chiudere quel buco che è orribile. Il problema è che non ho trovato nessuna placchetta di plastica in grado di chiudere quel buco e quindi l'unica alternativa era quella di montare un'altra unità CD, e ve l'avevo anticipato prima. Ma dico, vabbè, faccio una prova, ci monto un masterizzatore DVD, anche se di unità CD ce ne avevo tante, perché dico, che utilità può mai avere una doppia unità CD quando già ce ne ho una? Mettiamo qualcosa in più, qualcosa di più sofisticato, allora ci metto un bel masterizzatore DVD della LG. Ed eccola in tutto il suo splendore, la nostra macchina perfetta. Ma non è bellissima, è stupenda. Non ci resta nient'altro che testarla e vedere se non esplode.
Avete presente l'elettrocardiogramma quando muore un cristiano? Uguale. Comunque, dopo varie ricerche, ho capito che quel beep, beep, indica, nel caso dei BIOS Award, come si dice, che c'è un problema con le memorie RAM. Il problema, quindi, era delle mie amatissime memorie SIM da 8 MB. Fortuna che c'avevo delle PC 133 nascoste sotto al materasso, quindi ne ho cacciata una da 32 MB e ce l'ho montata. Voi vedete tutto a velocità 1000x, 2000x, 3000x, ma ci ho perso 2 ore io. E poi niente, ho fatto qualche fix al BIOS perché rilevava che era assente la ventola di sistema. Sì, perché la scheda madre c'ha i pin, c'ha le porte per attaccarci le ventole della CPU e la ventola del sistema. Però la mia ventola della CPU va col connettore Molex, quindi la bypassa completamente la scheda madre. E poi quell'altra ventola completamente inutile che sta sulla parte frontale, non so a che cosa serve perché non ha neppure prese d'aria il case, ma ce l'ho messa per bellezza, per fare un po' di rumore. E quindi sono andato nel BIOS, ho modificato queste cose e quindi tutto a posto. Ho deciso di dotare, mom a fuoco, questa macchina di un bellissimo mouse della Logitech. Devo dire la verità, dopo averlo usato per un po' di tempo, è veramente confortevole perché tiene una forma abbastanza inclinata. È un mouse ovviamente a pallina con attacco PS2. Ah, vi dico comunque che una scheda madre socket 7 è una rarità averla con le porte PS2 e in più le porte USB. Era giusto per dirlo, eh. Ed ora è giunto il momento che mi piace di più. Installare Windows 98 su questa macchina. Ero indeciso se installare Windows 95 o Windows 98, però andando a vedere bene le varie componenti, Windows 95, la versione RTM, non tiene il supporto per l'USB. Quindi se avessi avuto una scheda madre senza USB ci avrei fatto il pensierino. Ma poi c'è il problema della scheda di rete. Voi direte, ma che voi direte della scheda di rete? Voi direte, ma che ti serve questa scheda di rete? E guardate che comunque si possono trasferire i file in FTP. E questa è una buona cosa. Poi ci sono dei progettini per il futuro. Cioè, il mio sogno è vederlo navigare nel web di oggi, un computer di questo. E devo vedere come fare, ci devo riuscire. Comunque, quello che volevo dire, non c'era compatibilità con la scheda di rete. E poi, no, la Creative Sound Blaster è compatibile e anche la scheda video, anzi la scheda video è più compatibile col Windows 95 che col 98, tant'è che i driver, ho montato sul 98 i driver per il 95, che in realtà sono compatibili, però per dirvi. Dunque, partizioniamo un po' questo hard disk da 10 GB, riavviamo. Dopo aver contrassegnato la partizione come attiva, facciamo partire l'installazione. Oh, Windows 98 è il computer più bellissimo, il sistema operativo più bellissimo, più potente, più affidabile che mai. Puoi anche buttarti giù dal balcone, ma Windows 98 ti salverà. Non ci credo. Comunque, adesso facciamo tutti i passi dell'installazione e niente. Vediamo un po' che cosa succede. E niente, il disco di ripristino non è voluto andare. E vabbè.
Ora è il momento di installare i driver. Comunque, se volete vedervi un'installazione di Windows 98 completa, potete vedere nel mio canale il video dell'IBM Fake PC dove ho dedicato molto tempo ai passi dell'installazione. Comunque sia, quello che mi manca da fare è di installare questi benedetti driver. Io parlo ovviamente al passato in questo momento, anche se sto parlando al presente, cioè nel senso che vi sto raccontando la mia esperienza, quindi parto già dal presupposto che i driver alla fine li ho trovati, ma in realtà non è stato semplice, soprattutto per la scheda video, perché diciamo che il modello di scheda video è talmente datato, la 6202, che ho trovato i driver su un sito praticamente ormai non più gestito da nessuno. È un sito addirittura condominiolibero.it, però ringrazio sto Cristiano, chiunque sia, che mi ha caricato i driver della 6202 perché non sapevo più dove sbattere la testa. Per caricare questi driver, ovviamente, vado ad utilizzare una chiavetta USB, perché all'epoca si usavano tanto le chiavette USB. Sto scherzando, ovviamente. Lo faccio perché non posso sprecare un CD per metterci 20 megabyte sopra, è peccato. Poi ci sta il modo per far funzionare la chiavetta USB. Su Windows 98 basta installare i driver generici, i driver generici della WinTrix. Andate su WinTrix, che era un bel sito quando, vabbè, ai bei tempi. E ci sta ancora questo driver disponibile, ma lo trovate anche scrivendo generic storage media driver, lo trovate. E così mi sono caricato i driver sulla chiavetta USB e li ho installati da lì. E ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa magica avventura. Io vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, mettete un commento. Un commento, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che sono anche su Instagram dove pubblico ogni giorno qualche cosa strana con l'appellativo dot.tech e ve lo metto anche in sovraimpressione. Vi ringrazio ancora per la visione, ma vi lascio con un'ultima sorpresa, cioè vi lascio un minuto di rumori di sottofondo e questo fantastico PC che lavora da solo.